Signori, bentornati dopo una breve pausa per Slam Rancher 2 su Cult of the Lamb. Nella scorsa parte siamo entrati nelle terre del vescovo Calamar e ci siamo potenziati e non poco. Intanto qua datemi tutte quante le risorse, grazie mille, tutta la vostra devozione, mi siete mancati piccoli miei. Allora, già lo dico, Slam Rancher 2 non lo porterò per un po' perché appunto era un accesso anticipato. Ergo, sono finiti i contenuti da portare su Slam Rancher 2. Quando ci saranno altri contenuti lo riporterò. Ora, di tradizione, decretiamo una nuova dottrina perché sì, let's go. Venite qua, piccolini. Si ritorna a fare le nostre cose. Continuiamo qua perché sì. Cosa abbiamo di interessante? Tratto rispetta i tuoi anziani. Tutti i membri del culto otterranno il tratto rispetta i tuoi anziani. I seguaci ricevono più 5 di fede per ogni seguace anziano nel tuo culto. Ok, se no abbiamo tratto è bello morire giovane. I membri del culto ottengono il tratto è bello morire giovane. Guadagnano 10 di fede quando un anziano viene sacrificato, ucciso o consumato. Ma perdono 20 di fede quando un anziano muore naturalmente. Ok, io gli anziani li sacrifico, quindi prendiamo questo tratto, decretiamo una nuova dottrina. Let's go. Nice. Tanto di rado gli anziani mi muoiono naturalmente. Va bene, possiamo fare un sermone? Possiamo fare un sermone, let's go. Così magari... No, non penso proprio che riusciamo a potenziarci. Ah no, manca ancora un bel po'. Potrei fare un sacrificio, però non c'ho anziani da sacrificare. Per ora, a chi brillano gli occhi, a te. Grazie mille. Level up. Il nostro Natale ha una missione da darci, ma noi dobbiamo fare dell'altro. Ragazzi, voi preoccupatevi di tutte quante le coltivazioni. Vi do qua i vostri bei semi. Natale, vai via. Noi dobbiamo andare nella nuova zona. Dobbiamo anche fare il rituale del lavaggio del cervello che ci ha dato Sozo, ma lo faremo più avanti. Andiamo giù nelle profondità dell'abisso. Buongiorno. Oh sì, incredibile, un'ascia vampirica e delle armi necromantiche. Interessante, andiamo avanti. Messeri, buongiorno. Lei esplode. No, come si è permesso? Le ricordo che io ho le robe che scalano. La mia tunica scala. Stronzo. Gentilissimo. Tra l'altro, qua nelle terre di Calamar è pieno di questi sacchetti che contengono un sacco di scheletri. Ergo, un sacco di ossa. Console art, grazie mille. Ora, 50% di possibilità di sgamare Clownek. Secondo me è qua in cima. E mi sbagliavo, tu cosa sei? Ah, tu salti. Ah, tu salti tipo tantissimo. E sei straveloce. Allora, calmati. Oh, là, che spettacolo. Allora, Clownek, secondo me non è di qua. Un cristallino. Grazie, mi servono i cristallini. Me ne servono altri 3 per completare la missione. Clownek, dammi una carta, per favore. Ah, cazzo. Pensavo che fosse... Ah, no, è l'arachnide? No, non è l'arachnide. Sì, è l'arachnide, scusa. Pensavo che fosse l'altra arachnide. Quella che mi rende immune al veleno e non quella che mi permette di avvelenare. Intanto, secondo tarocco, doppie risorse oppure quando subiamo danno facciamo 2 danni? Non lo so. No, dai, prendiamo il danno quando ci colpiscono. Che di risorse non è che ci servono così tante. Dovremmo essere a posto. C'ho solo 25% di scaling sull'attacco fisico. Che palle. Buongiorno. Ciao piccolo agnello, mi fa piacere vederti in un posto pericoloso come questo. Sono Clunko, e qui Pop. Andiamo dal nostro amico Ratau, per una serata all'insegna del bere e lanciare dadi. Sarà una bella festa! Ratau e gli altri mi conoscono per essere una persona molto ludopatica. L'ultima volta ha scommesso e ha perso la mano. A proposito di come si gioca troppo con la propria mano. È stato esilarante! Comunque, lo riconquisterò. Direi che dovreste venire. Mi sembrate un duro, ricco e amante del rischio. Sei perfetto per Knucklebones. E un altro sfidante da Ratau. Ti farò off camera. È noioso quel gioco. Mamma mia, è tutto un tiradadi. E chi fa il tiro più alto vince. Mamma mia, Ratau, quanti amici non hai? Mamma mia. E buongiorno, non pensarci nemmeno. Che spettacolo! Sono appena successe cose.
Oh yes, ma oddio, ci sono delle montagne di merda qua. Bellissimo. Salve, aspetta, io so che cosa fai. Voglio stare lontano il più possibile, perché tu dopo mi ti fiondi addosso e non voglio. Tra l'altro abbiamo completato una missione, possiamo visitare un posto. Ok, ci andiamo dopo. Intanto, decorazione. Oddio, che bella questa lanterna. Oh, pazzesco, qua riusciamo a trovare tutte le decorazioni della zona, mentre da Hackett neanche una, a parte la sua lanterna. Allora, cosa abbiamo qua giù? Ma perché qua c'è il simbolo della nostra corona? Strano. Allora, aspetta. Qua abbiamo la challenge che poi ci può portare a un cultista e a un piano in cui otteniamo doppie monete, immagino. Te non so proprio cosa sei. Non so se ti ho mai visitato. Boh, nel dubbio andiamo qua. Tanto comunque voglio fare una sfida normale. Ah sì, da te siamo già stati. Tu sei quello che regala i regali. Bellissimo. Allora dammi tanti regali. In sostanza dobbiamo fare una scelta. Qua l'ho già scelto, non mi ricordo però che cos'era. Possiamo scegliere una decorazione, una forma per un cultista o un piccolo regalo. Fammi di forma del cultista per stavolta. Bellissimo il coccodrillo. Stupendo, andiamo avanti. Allora, negozio? No, assolutamente no. Preferisco challenge room, perché sì. Salve, prendiamo tutta la devozione di Calamar e rompiamo la sua statua che mi dà la roccia che mi serve. Proseguiamo. Chi abbiamo qua? Salve, voi siete nuovi? Madonna, quanto non siete aggressivi. Calmo, calmo, calmo. Oh mio Dio, quanto non ti stai fiondando. Pazzesco. Ok, mi è piaciuto questo nemico, approvo gioco. Mi ricordano molto le mosche di Hollow Knight, quelle che si buttavano proprio in picchiata cattivissime. Ma proseguiamo. Buongiorno di nuovo a voi ragnetti che saltano. Fermi tutti. Fermi. Io non voglio assolutamente perdere il mio scaling. L'ho appena detto che non voglio perdere il mio scaling e l'ho perso. Madonna, gioco, veramente ti odio. Lasciamo perdere. Salve anche a lei che esplode. Calmatevi. Devo fare molta molta più attenzione, perché sto prendendo troppo danno e il cuore di prima non ho potuto prenderlo. Salve. Tu chi spawni, scusa? Non credo di aver capito. Veramente non credo di aver capito chi vuoi spawnare. Tu non spawni gente senza che io ti dia il permesso di spawnare gente. E un altro blueprint. Oh, ma incredibile. Cioè, qua stiamo trovando tutte le decorazioni, dall'altro no. Ma com'è possibile, gioco? Prego, dimmi che di qua c'è Clownek. Oh yes, c'è Clownek. Cosa hai di interessante? Più danno o 10% di chance di avere un soul art quando uccidiamo un nemico? Ovviamente più danno. Cioè, ma stai scherzando, gioco? È ovvio che voglio più danno. Oh yes. Ah, Calamar, buongiorno. Il tuo amico Ratau è stato l'ultimo vassallo inviato contro di noi. Quel codardo piagnucoloso. Ma ce n'erano di senza scrupoli prima di lui. Tutti ugualmente patetici e indegni. Nulla umilia come la malattia. Io lancerò una piaga sul tuo culto. Calamar, hai rotto i coglioni di farmi ammalare i miei seguaci. Ormai sono diventato troppo potente, Calamar. Perché ci provi? L'ultima volta me ne hai ammalato uno e tipo in tempo 20 secondi stava di nuovo bene. Perché ci provi? Non ha veramente un cazzo di senso. Vediamo che armi abbiamo. Allora, sono tutte e due buone armi. Però non lo so. Preferisco tenermi l'ascia. Forse farò molto meno danno con l'ascia. Però almeno sono sicuro che tiro un colpo. Con la spada provo a tirarne due e mi becco una hit. Salve. Cosa mi rappresenta questa cosa? Posso fare qualcosa? Posso pregare? Buongiorno. I vostri beni vi seguiranno fino alla morte. Ok. Oh, credo di aver capito. Quando noi moriamo otteniamo un piccolo debuff per quanto riguarda la
sì, il fatto che perdiamo gli oggetti. Magari questa cosa non l'ha fatto. Ok, interessante. Non era esattamente quello che mi aspettavo, però va bene, gioco come vuoi tu. E salve anche a lei che salta. Non devi saltare, non saltare. Madonna, quanto mi danno fastidio le persone che saltano a caso. Basta saltare. Madonna. Nuove magie? Questa dicono che è più potente. Come... ah, ma sei come l'altro? Però lui fa i fantasmi, mi piace di più. Cioè, almeno i fantasmi vanno a ricercare il nemico. Che io non c'ho una mira proprio formidabile con le spell su questo gioco. Salve. E tu spunti fuori chissà da dove. No, ok, tu non sei spawnato fuori da chissà dove. Sei andato sotto e basta. Ma che cazzo gioco? Scusa, mi hai confuso e non poco. Buongiorno. Sì, dai. Tutte le volte che vuoi. Ci sei morto. Tempo tipo 2 secondi e sei mortissimo. Che spettacolo. Clownek? No. No, Clownek. Abbiamo le nuove armi. Interessante. Allora, aspetta un attimo. Tu sei nuova. Praticamente è come la Fireball, però ha una chance di possedere il nemico. Interessante. Proviamola. Perché no? È pure un'arma di livello 15, quindi proprio easy. Messer Kudai, grazie mille. Mi saluti Clownek da parte mia. Gentilissimo. Proseguiamo. Buongiorno anche lei. Ci hai provato? Cazzo se ci hai provato. Oh yes. È una cazzo di arma a doppio taglio questa cosa che esplode. Perché Calamar me li sta portando addosso, però non ce la fa mai nel mondo. Salve. Buongiorno messere. Mi hai fatto perdere lo scaling. Come ti sei permesso? Ah beh, tu giustamente sei immune a i cosi. Calmiamoci. Fermi. Che qua abbiamo un piccolo problemino. Calmiamoci. Che io ho 0 di fervore e c'ho un cuore. Via. Ok, stai calmo. Sì, dai. Buongiorno. Cazzo se ci stai provando. No. Calmiamoci. Ma come mi hai ammazzato? Come hai fatto ad ammazzarmi? Io non ho mica visto che mi hai hitato. Ma? Vabbè. Doveva andare così a quanto pare. Ma pensa a te. Allora, aspetta. Prima di tutto, qua, assegniamo. Ottimo, direi. Lui è guarito. Qua Calamar sta scherzando col fuoco, veramente. E vediamo di muoverci anche, perché siamo sotto di fede. Quindi fammi un piccolo favore, tipo aggiustami qua e andiamo a fare un sermone fast, perché veramente ci serve. Sermone, let's go. Non dovremmo riuscirci. Esattamente, non ci riusciamo. Ok, abbiamo alzato un po' la fede. No, dottrina, rituali. Cazzo, gioco. Possiamo ballare intorno al fuoco? Possiamo ballare intorno al fuoco. Dovremmo aver ripristinato tutta la fede? Quasi tutta la fede. Allora, prima di fare una nuova dottrina, voglio intanto far da mangiare ai bimbi perché hanno fame. E a sto punto potenziamoci anche di brutto, veramente, perché possiamo upgradare ancora di più il nostro culto. Allora, avere devozione è sempre più difficile ora come ora, quindi fammi un favore, aumentami la fiamma perché mi serve veramente un botto di devozione, gioco. Fammi veramente questo favore perché ti giuro è impossibile. Intanto sono tornati. Salve. Pazzesco, non hanno fallito. Che spettacolo. Hai sonno? Vai a dormire. Scusami. Allora, abbiamo capito che è difficile ora andare contro Calamar, quindi direi di portarci dietro qualcuno, perché sì. Quindi vieni con me, tu mi dovresti dare più range. Bellissimo. E portiamoci dietro qualcun altro. Buongiorno, tu sei nuovo? O meglio, tu hai un potere nuovo. Interessante. Vieni con noi anche tu allora. Oh yes. Abbiamo 2 cultisti. Andiamo. Calamar, questa volta non te la passerai così bene. Salve. Tu sei un nuovo tipo di spada. E la spell di prima. Bello. Allora Calamar va in figa. E sì. Calmiamoci. Oh ma che spettacolo. Ok.
Allora, a quanto pare il nostro cultista che fa cose spara i nemici. Sì, spara i nemici. È un po' come il tarocco della Fireball. Bello, mi piace. Ti prego, dimmi che c'è Clowneke che mi dà qualcosa di interessante. No, non è vero, tu esplodi. Cazzo, me l'ero dimenticato. Tu, muorici. Grazie, anche lui ci muore. Ottimo lavoro. Dimmi che di qua c'è Clowneke. No, non c'è Clowneke. Tu ora sei dalla mia parte. Quindi attacca i nemici. Non sembri interessato ad attaccare i nemici. Non è un problema. Devo ancora capire bene come funziona questa arma che dovrebbe possedere i nemici. Vabbè, lo scopriremo più avanti. Buongiorno. Allora, stiamo calmi. Che lei sta facendo un po' troppe cose suspicious. Perché sponi la gente a casissimo? Vabbè, lasciamo perdere. Ciao Clowneke. Dammi qualcosa di interessante. Doppi cuori o chance di bloccare un danno? Preferisco chance di bloccare un danno. Va bene, tarocchi invece. Più range o danno delle armi? Facciamo danno delle armi a sto punto. Buongiorno. Sono tornati i maghi. E c'è già morto il mago. Ci hai provato a farmi perdere il 70% di scaling AD e invece non ce l'hai fatta. Io continuo a non vedere il l'altro fantasmino, quello che esplode. Forse tipo una volta per stanza, ok. Un altro tarocco, che spettacolo. Cosa abbiamo? Ok, loot migliori dai mob. Interessante. Ah, qua abbiamo cose interessanti, vedo. Se passo di qua dal tipo, dopo mi costringe per forza a fare una challenge room. Non c'ho voglia di fare una challenge room. Facciamo tipo cultista gratis e poi tutte cose. Vieni con me. Saluta mio padre Satana. Ciao ciao. Proseguiamo. Challenge room. Let's go. Ciao Calamar, dammi tutta la tua devozione. Gentilissimo, dammi anche la roccia della tua statua. Perfetto. Salve, voi esplodete? Non dovete neanche pensarci. Oh, tanta lattuga. Finalmente mi dai la lattuga, gioco. No, scherzavo, non è una lattuga. La lattuga di Slime Rancher 2 è un cavolfiore. Come ti sei permesso a farmi perdere lo scaling? Mannaggia a te. Intanto, che bello. Bellissima questa cosa. Oh, ma com'è che stiamo trovando tutte quante i potenziamenti, o meglio tutte le decorazioni ora? Questa cosa mi secca in un poco, gioco. Salve. È perché tu sei immenso, enorme, cazzo grande. Stai fermo. Ok, dovremmo averlo posseduto. Quindi dovrebbe attaccare i nemici. Sì, tutto quello che vuoi. Va bene, facciamo finta di niente. Ok, abbiamo trovato un nuovo amuleto. I seguaci non dormiranno mai quando gli diamo questo amuleto. Interessante. E oh mio Dio, quanto non è bello questo cristallo. Ma veramente, abbiamo quasi finito tutte le cose da sbloccare della zona di Calamar. E siamo tipo alla seconda crociata, alla seconda di 4. Mi stai prendendo per il culo, gioco? Vabbè, andiamo avanti. Salve, sono tornati i tizi grandi. Non pensarci. Mi hai tolto lo scaling. Come ti sei permesso? Allora, 50% di possibilità di beccare Clowneke. Di qua. No, non è di qua. Non era decisamente di qua. Però adesso abbiamo vita piena. Interessante. È di qua, era di qua. Mamma mia, io nel 50% non ce la faccio mai. Allora, più danno ed è anche foil, oppure una fireball ogni 5 secondi ed anch'essa è foil. Facciamo più danno. Cioè, io punto sul melee. Ho veramente una mira di merda io, sia per sparare la fireball sia per sparare le spell. E intanto abbiamo cosa? Abbiamo le mani. Belle le mani. Sono tanto ravvicinate, però fanno un botto di male. Proviamo le mani. Le mani non le ho mai provate, se non sbaglio. Non importa, proseguiamo. Qua abbiamo tanta roccia. Che spettacolo, mi serviva la roccia. Dobbiamo fare un botto di robe. E andiamo avanti. Qua c'è il boss. Dammi Clowneke stavolta. Cioè, un quinto tarocco mi fa veramente, veramente utile il gioco. Ti prego. E beh, mi hai fatto perdere lo scaling, non ci credo. Madonna, vergognati. Vergognati. Come ti sei permesso a farmi perdere lo scaling? Salve. Salve. Tu salti? Tu salti? Perché tu salti?
Stai calmo, stai calmo. Allora, diamoci una calmata. Oh yes, tantissime monete. Sto prendendo troppo danno a caso. Devo doggiare di più, perché arrivare di nuovo con un cuore dal boss, no, gioco, per favore. Buongiorno, cosa abbiamo qua di interessante? Stai calmo, fai esplodere tutti. Ma tu dovresti essere mio alleato. Tu dovresti stare dalla mia parte. Io ti ho colpito con la spell. Questa spell non funziona, vai in figa, io la cambio. Sta sui coglioni. Dice che fa una cosa e poi non lo fa. Ma che cazzo gioco. Aspetta, io ho una stanza anche qua in cima. Me ne stavo dimenticando. Dimmi che c'è Clownek. Basta lui. Basta lui. Devo ammettere, questa è interessante. Però la stessa meccanica dell'altra, non la voglio. Basta gioco. Ha rotto i coglioni quella meccanica lì. Non funziona, è fatta male. Basta. Almeno i miei fantasmi è un'arma di livello 15. Mi piace. Qua abbiamo il boss, abbiamo 2 cuori e mezzo. Vediamo di non fare cazzate. Salve. Sparo. Io sparo perché posso. E dove spawni? Stai fermo. Stai calmo. Ci hai provato. Però io sono più bravo di te. Io so doggiare. Io so doggiare. Più o meno so doggiare almeno. Fermo. Non posso più tirare le spell. Aspetta, mi serve il fervore. Cazzo. Picchialo. Gli fai malissimo. Dai che è quasi morto. Oh yes. Mamma mia. Fanno malissimo le mani. Fanno tanto cazzo male le mani. Minchia. Ciao piccolo mio. Saluta mio padre Satana. Ok. Allora, oro, legna o cavolfiore? Oro, perché sì. Ci servono tanti lingotti d'oro per fare tante tante case per i nostri piccoli seguaci. E 2 tacchette su 4 le abbiamo sbloccate. Ritorniamo al culto. Eretici sconfitti. Tante tante cose. Quell'amuleto lì che è molto molto bello. Interessante, devo trovare un cultista degno di questo amuleto. Però auguri a trovarlo. E abbiamo di nuovo la fede bassa. Perché abbiamo di nuovo la fede bassa? Scusami, gioco. Dobbiamo fare un altro sermone. Facciamo un altro sermone, io non mi faccio problemi. Così ci potenziamo per bene. Cazzo. Oh là. Datevi tutta la devozione. Perfetto. Possiamo avere le nuove armi, le armi divine oppure armi migliori. Facciamo armi nuove perché sì. Anche se in realtà mancano queste qua. Sono indeciso. Facciamo che prendiamo queste per completezza. E poi vediamo di sbloccare anche il resto. Tanto dovremmo metterci relativamente poco. Cioè alla fine con 4, forse 3 sermoni ce la dovremmo fare. Va bene, decretiamo una nuova dottrina perché possiamo. A proposito, io posso farmi un altro di questi cosi. E me li devo rileggere anche perché da un po' che non riapro Cult of the Lamb. Lo farò semmai off camera. Intanto, nuova dottrina. Continuiamo per di qua. Perché sì. Cosa abbiamo di interessante? Ritorna alla terra. Sblocca l'edificio di sepoltura naturale. I cadaveri dei seguaci morti possono tornare alla terra, diventando fertilizzante. Interessante, se no abbiamo piangere i caduti. Sblocca la struttura della tomba. Guadagna 20 di fede quando i seguaci sono in lutto nella tomba. No. Preferisco ritornare alla terra. Oh yes, decretiamo questa nuova dottrina. Let's go. Sì, preferisco. Alla fine non è che mi serva chissà che. Buongiorno lei. Abbiamo un anziano. Anziano mio bello. Ispirazione, assolutamente. Te lo posso fare un regalino per caso? Non ti posso fare un regalino, non fa niente. Tu sì che mi faresti salire anche di brutto. Beh, vai, non niente. Se siete davvero il prescelto, allora i pesci non dovrebbero saltare nella vostra rete? Non l'ho mica capita. Va bene. Ah, ok. Dobbiamo performare. Che poi dico performare, non è performare. Oddio, forse è performare, sì. Non lo so. Dobbiamo fare il rituale della pesca nel nostro tempio. Ma la faremo nella prossima parte. Bene, direi che però ci può bastare. Noi ci vediamo nella prossima parte di Cult of the Lamb.